a tutti. Allora, ho fatto qualche acquistino, sono andata al centro commerciale e già che mi mancavano dei detersivi, delle cosine così, ho fatto un giro nei negozi che ci sono dentro al centro commerciale, ovviamente sti saldi contagiano, contagiano. Allora, primo sacchettino che vi faccio vedere arriva da Colors and Beauty e ho preso. Allora, dovete sapere che io faccio un gran uso di guanti. Li ho presi tutti al 70% di sconto. Allora, ho preso questi qua bellissimi che ho pagato 5 euro neri con il pizzo e un fiocchettino davanti. Sono in lana, molto molto aderenti nella mano. Vediamo se riesco a farveli vedere. Ecco qua. Rimangono così. Mi sono piaciuti proprio tanto. Questo qua su 5 euro e qualcosa. Questi qui marroni che ho pagato 2 euro e qualcosina. Sono marroni in lana, semplicissimi. Niente di particolare. E sempre 5 euro e qualcosa, no, anzi, questi 4,78 euro c'è il prezzo attaccato, sono gli unici che hanno il prezzo attaccato. Questi qua grigi con tutti i brillantini. Ve li faccio anche vedere. Questi sono felpati all'interno. Guardate che carini. Mi sono piaciuti veramente tanto. Poi, siccome ho fatto una strage di pinze per i capelli, io non lo so come mai, ne ho rotte veramente una quantità semi-industriale di pinze. Allora, saldata c'era questa qua sul viola carina che ho pagato 3,95 euro. Possiamo anche levarla da lì, ecco qua. Non è molto grande, ma mi va bene. Io le tengo sia in casa che ci esco anche, con le pinze, anche se non sono molto eleganti, io le trovo pratiche, ne ho alcune con i brillantini che magari quelle le utilizzo appunto per uscire, altrimenti anche queste qua. Allora, poi c'è questa qua, 2,95 euro, classica nera, un po' più grande. E poi ho preso questa qui, anche questa abbastanza grossa, una forma diversa, 2,50 euro. Questa è una forma classica, direi. A me ricorda un po' la farfallina, questa qui. Poi sono andata da Carpisa, che veramente aveva dei pezzi invitanti. Scontati anche quelli del 70%. Ecco qua il sacchettino, vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, ho preso una cintura che 2 euro l'ho pagata, ovviamente in plastica. Ovviamente mi sono fatta fare dei buchi in più perché se no era troppo lunga. Lo so, il colore è discutibile, ma a me non interessa. Perché io le utilizzo, l'ho presa sul naso, le utilizzo, ma poi sopra io ci metto i maglioni, quindi non si vedono neanche. 2 euro per una cintura, io l'ho presa al volo. Poi 4 euro ho preso questa sciarpa perché mi è piaciuta davvero tanto, un po' lunga. Questa fantasia così nero e bordeaux con i brillantini all'interno, un filo brillante argentato, 4 euro. E poi mi sono presa due bijou che non erano scontati, ma li ho trovati molto simili ai bijou che vende Marina Franchi. Su internet potete trovare Marina Franchi gioielli, ha dei gioielli meravigliosi, però secondo il mio punto di vista un pochino cari essendo bijou. Ora io non so se sono in argento, non ne ho idea perché li ho guardati ma molto velocemente. Mi sono innamorata di tutte le serie delle stelle. E sono rimasta stupita dal fatto che, ecco qua, allora si presentano in questa scatolina qua,
scarpigia, questi non sono scontati, c'è questa collanina molto carina con tante stelline, dovrebbe anche essere corta, l'ho pagata 9,99 euro, sì, è corta perché arriva, è corta anche dietro. Poi ho preso da abbinare, sempre nella scatolina così, gli orecchini leggermente pendenti, sempre con la stella. Anche questi l'ho pagati lo stesso prezzo, 9,99 euro. Ok, vi ho fatto vedere le cosine che ho acquistato. Che dire, se sono in giro e vedo delle occasioni come sciarpe a 4 euro, cinture a 2 euro e guanti al 70%, che io ne faccio andare veramente tanto, e 5 euro, 4,78 euro per dei guantini così, per me sono bellissimi, come mi piacciono anche tanto questi qua neri con il pizzo e il fiocchettino in velluto. Beh, allora mi fermo e me li prendo. Io vi auguro una buona giornata, spero che il video vi sia piaciuto. Un abbraccio, ciao!